Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review in diretta sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Grazie per come vi siete collegati e grazie anche per come riusciamo ancora in questo tempo in diretta a parlare di valori importanti, valori che riguardano la fede cristiana, ma non solo, valori che hanno a che fare anche con la convivenza e in questo caso, nel caso della puntata di oggi, anche con le diversità. Oggi parleremo del valore dell'accoglienza osservando una realtà internazionale che è presente all'interno della città di Brindisi e lo faremo insieme al pastore Fabio Mico, già in collegamento con noi, che intanto sta sistemando le ultime cose. Come sempre facciamo, prima di parlare con il nostro ospite e anche di conoscerlo un po' più da vicino, per chi non lo conosce già, avremo ancora oggi l'opportunità infatti di comprendere che cosa fa questa associazione di promozione sociale all'interno della città di Brindisi, quali sono gli obiettivi e soprattutto cosa dobbiamo scoprire dietro al grande valore dell'accoglienza, al rispetto delle diversità, lo scopriremo insieme proprio insieme al nostro carissimo ospite. Intanto però, come stavo dicendo, mettiamoci comodi e prendiamo, come di consueto facciamo, il nostro buon caffè biblico. Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. È la notte del 25 aprile 1945 e l'esercito tedesco, ormai in rotta, è nella città di Verona. Sono poche le truppe rimaste. Il grosso sta raggiungendo il passo del Brennero con la speranza di tornare a casa sani e salvi dopo 5 anni di devastazione. Le truppe americane si stanno conquistando progressivamente la pianura padana, ormai sono vicine alla liberazione della città. Così i tedeschi quella notte pensano di minare tutti i ponti che collegano il centro storico di Verona alla cintura esterna della città. È una notte carica di pericoli, di timori, di agguati che possono avvenire ad ogni ora di quell'ultima notte di occupazione. Sono pochissime le guardie incaricate a sorvegliare i ponti della città. Si teme una sortita notturna dei partigiani che potrebbero salvare la distruzione di tutti quanti i ponti. La mattina del 25 aprile, quando Verona viene liberata dagli americani, i veronesi scoprono l'amara verità. La tragedia è compiuta. I ponti sono solo un ammasso di rovine, come potete vedere dalle fotografie. Già, i ponti sono una magnifica idea ingegneristica per collegare terre divise, per stabilire commerci che non potrebbero svilupparsi senza di loro, per rompere l'isolamento fra i popoli. Permettetemi un piccolo intimo di impeto di orgoglio. Anni fa nel mio lavoro ho partecipato al progetto di un ponte a Vicenza che avrebbe accorciato di molto il transito cittadino da una riva all'altra del fiume Bacchiglione. E ogni volta che ci passo sopra mi sento felice di aver contribuito ad avvicinare due parti della città a far del bene dei vicentini. C'è un altro tipo di ponte che si può costruire ed è quello delle relazioni umane distrutte dai bombardamenti dei nostri orgogli, dalle nostre rivalse, dalle nostre inimicizie, dai dissidi mai risolti. Questo ponte non ha un nome di qualche poeta o uomo illustre, è il ponte del perdono fra esseri umani. A gettarlo per primo è stato Gesù Cristo con il suo sacrificio sulla croce, dove ci ha dato un'opportunità vitale per passare dalla nostra perdizione e smarrimento esistenziale, una riva, ad una vita vera di riconciliazione fra noi e Dio, l'altra riva. Nell'epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 5, verso 10, c'è scritto: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Per chi è salito su ponte virtuale, sa cosa vuol dire essere arrivato all'altra riva, dove troviamo salvezza e pace con Dio. Perdonare è come liberare un prigioniero scoprendo che quel prigioniero eri tu. Caro amico, spero che tu possa prendere nota di questa frase che questa mattina ti passo, che ti incoraggi a gettare ponti di perdono verso chi sei tu aver offeso. Il perdono è la chiave che chiude la porta al risentimento e mette le manette all'odio. Rompe le catene dell'amarezza
e i ceppi dell'egoismo. Chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà passare. Ti saluto con l'augurio che anche il perdono dato e ricevuto sia parte della tua vita. Dio ti benedica. Ringraziamo il pastore per questo caffè biblico, grazie, e vi diamo il benvenuto, bentornati in studio con noi. Abbiamo questa puntata, abbiamo questo tempo in diretta oggi proprio con l'obiettivo di parlare e trattare un argomento molto interessante che ha a che fare con la fede della nostra vita, la fede in Gesù Cristo, ma non solo, anche la nostra, il nostro tempo di aggregazione. Mi sto riferendo alla comunità, al valore della comunità, quando essa si pone all'interno di un territorio con delle iniziative di inclusione, quando essa si pone all'interno di un territorio con delle aperture particolari verso coloro che hanno bisogno, ma anche di fronte all'accoglienza delle diversità. Questi sono i temi con cui di cui vorrei parlare con il nostro ospite collegato con noi, perché vi presento subito, direttamente da Brindisi, in collegamento con noi abbiamo il pastore Fabio Micco. Ecco qui. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per questo tempo preso dai tuoi impegni e grazie anche per come ci concedi di conoscerti meglio anche dal punto di vista di leader, di conduttore, insieme ad uno staff di un'associazione di promozione sociale che si occupa proprio della diffusione dell'Evangelo con un tono un po' più diretto verso l'accoglienza, essendo una realtà internazionale. Io vorrei proprio chiederti, Fabio, qualche nota di presentazione, se ci puoi raccontare un po' di te e anche di presentazione di questa associazione di promozione sociale che dirigi, prego. Grazie Michele. Allora, intanto ben trovato dopo un po' di tempo che non ci siamo visti. Sono Fabio Micco, ho quasi 40 anni fra qualche mese, quindi iniziamo a pensare alle cose importanti. Una delle cose importanti nel dicembre 2019 è stato quello di dare una svolta al mio percorso, diciamo, insomma, di servizio cristiano. Insieme a mia moglie abbiamo deciso di fondare questa associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana che abbiamo voluto chiamare Brindisi Tabernacle. Perché Brindisi? Perché Tabernacle? Per nessun altro motivo se non quello di identificare la città e per dare identificarla anche dal punto di vista spirituale con un nome internazionale, proprio perché fra i vari obiettivi dell'associazione c'era proprio quello di intercettare anche un audience di natura internazionale. E quindi da qui il nome. Siamo partiti nel peggior periodo che si potesse partire, perché abbiamo fatto le nostre prime riunioni, incontri, attività a dicembre 2019, a marzo 2020 abbiamo chiuso, quindi dico sempre che io potrei scrivere un libro di come chiudere un'associazione e non come aprirla. E quindi siamo partiti in questo modo, a distanza di 4 anni e mezzo circa le cose vanno molto bene. Brindisi è una città di 100.000 abitanti, capoluogo di provincia, con una presenza di cristiani, di chiese ormai da oltre 40 anni, e quindi il campo era molto grande, gli operai sono sempre troppo pochi, e quindi ci siamo inseriti in questo contesto difficile, una città del sud, una città anche martoriata da diversi problemi che ci sono stati negli ultimi anni. Parlo anche di disoccupazione, post-Covid, tutto quello che c'è stato, e quindi ci siamo inseriti in questo piccolo contesto dando il nostro piccolo contributo. Quali sono state le motivazioni, Fabio, principali per cui avviare una luce proprio al centro della città che abbia anche delle particolari caratteristiche che sono appunto quella della vicinanza sociale e anche dell'accoglienza? Da dove nasce questo bisogno? Qual è stata la visione partorita da te e da tua moglie Simonetta, vero? Ricordo bene. Sì, è stata una visione partorita in comune. È una città posta sopra un monte, non può rimanere nascosta. Tutto parte da una visione,
La visione era quella di una porta aperta nella nostra città. Quindi questa immagine è stata dal primo momento in cui Dio ha iniziato a mettere questo desiderio nel nostro cuore. L'apertura è stata nel 2019, ma il desiderio era partito molto prima, almeno un paio d'anni prima, non aveva una forma, non aveva forse neanche i contenuti. Poi nel 2018 arrivano forma e contenuti, ma non arriva il coraggio. E quindi per oltre un anno abbiamo combattuto nel dire no a Dio. Letteralmente Dio ci incoraggiava e noi dicevamo no. Poi a giugno 2019 abbiamo preso una decisione importante nella nostra vita, dettata da questa visione, questo cuore per la città. Il cuore era di aprire una porta che potesse essere sempre aperta, quindi parlando di accoglienza, penso che non ci sia un modo migliore per raffigurarla, una porta sempre aperta nella nostra città. E quando pensavamo a questa porta, non riuscivamo a pensare a una porta in una stradina stretta, in una zona della città che non fosse conosciuta o qualcosa del genere. E quindi un giorno mi ricordo che disse a mia moglie, disse a Simonetta: vorrei un posto dove tutta la città sapesse che esiste. Poi scopriranno quello che c'è dentro, però un posto conosciuto. E quindi, per fare la storia lunga, molto molto breve, come dicono gli americani, oggi abbiamo una porta aperta nella nostra città, nella piazza centrale della città, quindi davanti al mare, di fronte al mare, nella zona in via San Francesco 1, quindi zona Giardinetti. È un'intersezione fra la fine del corso e l'inizio del lungomare. È un senso unico dove per venire in centro bisogna per forza passare da lì. E quindi l'insegna Brindisi Tabernacolo oggi è un'insegna molto molto conosciuta in città, anche perché Dio ha voluto in maniera veramente miracolosa concederci un posto molto molto bello, storico, che per anni è stata la sede principale del ristorante più importante della città. E quindi quando dici Brindisi Tabernacolo, dici dove c'era il ristorante di Mario, e bastava quello, e basta tuttora quello per identificare il luogo in cui siamo. A volte ancora qualcuno entra e chiede di Mario, però non fa niente, insomma. Poi Mario si è trasferito a fianco e quindi gli mandiamo qualche cliente. Bene, bene, molto bene. Fabio, è interessante scoprire anche questo piano realizzato, con non poche difficoltà anche legate al coraggio che bisogna avere. Meraviglioso anche scoprire che quando Dio manda e arriva con una chiamata precisa, poi aspetta il coinvolgimento, l'implicazione di colui che chiama, di colei che chiama, in una forma, posso dire, di rispetto assoluto proprio della persona che individua. Quando il Signore chiama e individua qualcuno, ecco, in questo caso probabilmente ci stai ascoltando con una chiamata nel cuore che sta prendendo forma, sappi che Dio sta lavorando nel tuo cuore esattamente per accogliere quella chiamata e la pone alla stessa importanza della tua vita stessa. Ecco, la chiamata è la tua vita, la tua risposta. Ci piace pensare proprio che il Signore sta aspettando la nostra disposizione per benedire la nostra vita. Qualcuno dice che Dio non si lega alle persone, ma si lega al suo piano. Invece sappiamo che Dio coinvolge nel suo piano innanzitutto le persone. E tu potresti essere, caro amico, cara amica, che ci stai ascoltando, la persona che Dio sta aspettando per realizzare un piano straordinario che forse ti ha anche già svelato in parte. Grazie Fabio per questo spunto che ci hai dato, ecco, in questo racconto di sé. Vorrei proprio chiederti, prima di arrivare alla centralità della nostra chiacchierata, che cosa svolgete lì nell'associazione Al Brindisi Tabernacle? Allora, siamo partiti, diciamo, nel dicembre 2019, ed eravamo soltanto io e mia moglie, pochissimissimi amici, quindi non era ancora una chiesa, non c'erano ancora dei credenti, ma solo qualche amico che ha iniziato a collaborare con noi. Quindi nel nostro piccolo siamo partiti dalle due cose che forse ci erano più a cuore: i poveri e i bambini. E quindi abbiamo iniziato con un programma alimentare, avevo fatto dell'esperienza in passato nel gestire dei programmi alimentari, e quindi tramite
conoscenze che avevo ai servizi sociali del comune, ci sono state affidate 50 famiglie da servire con dei pacchi alimentari. Una sfida impossibile, visto il pochissimo numero di volontari, insomma, che c'era. E poi con mia moglie abbiamo nel tempo sviluppato dei programmi per bambini per imparare l'inglese attraverso la musica gospel, un programma che si chiama Gospel Kids, che ancora insegniamo. E quindi siamo partiti con queste attività, una cinquantina di famiglie da seguire e all'epoca 14 bambini con questo programma molto 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 semplice. È arrivato il Covid, quindi tutto quello che si poteva fare in presenza è decaduto, però abbiamo iniziato con altre attività e nel giro di 4 anni oggi abbiamo un'assistenza allo studio. Quindi programmi di assistenza allo studio classico dopo scuola, per dirla in questo modo, per bambini delle elementari, medie e superiori. Assistenza allo studio specialistica, mia moglie è psicologa e quindi ha creato un team di una ventina di insegnanti che oggi lavorano in maniera stabile con noi in questo settore. Lavoriamo anche con i disturbi dell'apprendimento. Quindi purtroppo un problema reale, un'esigenza in città, anche perché non ce n'erano poi così tanti di centri che potessero svolgere questa attività. Poi abbiamo i nostri corsi di inglese, di musica, di strumento, abbiamo un coro per bambini, un coro per adulti, un programma alimentare che da 50 famiglie è passato a 160 famiglie, quindi oggi siamo il primo partner del comune in termini di famiglie servite, ci siamo sostituiti alla Caritas che purtroppo ha chiuso in centro, quindi abbiamo letteralmente preso la loro utenza e l'abbiamo iniziata a servire noi da ormai 2 anni, oltre 2 anni. Abbiamo corsi di cucito, corsi di informatica, abbiamo una scuola di calcio, insomma, tutto quello che possiamo fare per servire la città lo stiamo cercando di fare. Insegniamo nelle scuole pubbliche, abbiamo dei programmi, uno si chiama Agile, Introduzione all'imprenditorialità, e quindi insegniamo ai ragazzi delle scuole medie e scuole superiori come nozioni, soltanto nozioni di come diventare degli imprenditori attraverso dei principi cristiani. Abbiamo sviluppato questo programma e l'abbiamo lanciato l'anno scorso anche nel carcere di Brindisi, è andato molto bene, quest'anno ci hanno chiamato per una seconda edizione con un'altra utenza. L'anno scorso avevo una decina di detenuti, quest'anno oltre una ventina, e quindi stiamo portando avanti anche questi discorsi lì. Tante, tante attività, sempre per provare ad aggiungere valore agli altri e provare a servire la città in cui ci troviamo. La città Brindisi è molto aperta anche a persone provenienti da qualsiasi parte del mondo. Un polo internazionale, possiamo dire, che è quello di Brindisi, che si affaccia come porta proprio sul Mediterraneo. Fabio, quanto è importante l'accoglienza delle differenze. Molte volte vediamo chi è diverso da noi come una sorta di minaccia, ma quando poi a vivere questi sentimenti è una città così esposta, diventa un serio problema. Come hai risolto questo approccio? Questa è stata una grandissima sfida e una bellissima opportunità. Brindisi è stata conosciuta nei secoli come un porto importante di accoglienza. La valigia delle Indie, l'inizio della Via Appia, la Via Appia che va a Roma parte dalle scale che sono a pochi metri dal Brindisi Tabernacolo. Storicamente è stata una città proprio caratterizzata volta all'accoglienza. Nel 1992, se non erro, c'è stata l'apertura dell'Albania, dopo il comunismo, dopo tutta quella tragedia, insomma, che c'è stata negli anni 80, 70, 80 in Albania. Nel 92 sono arrivati migliaia e migliaia di albanesi a Brindisi e Brindisi ha accolto questa strage, insomma, veramente hanno fatto un lavoro incredibile. Le chiese, le istituzioni, tutti si sono impegnati. Ho racconti di amici, pastori, fratelli, ma anche semplicemente conoscenti di quel periodo, dove mi raccontano che c'erano ragazzi, bambini,
per le strade, e ognuno anche da casa scendeva con un piatto di pasta e li andava ad accogliere. Quindi Brindisi nasce così, secondo me, veramente è una città che ha nel DNA l'accoglienza. E in più, negli ultimi 30 anni c'è stata una grandissima espansione della base ONU di Brindisi, nella quale io lavoro, io sono nell'ufficio finanziario della base ONU di Brindisi, e quindi questa base ha dato una grande internazionalizzazione, un respiro internazionale alla città di Brindisi. Non è l'unico centro, nel frattempo si sono trasferite multinazionali qui, e poi è arrivato il Covid. È arrivato il Covid, tantissime persone da ogni parte d'Italia e del mondo hanno scoperto Brindisi come la città del remote working, quello che noi chiamiamo smart working, o lavoro smart o lavoro da remoto, chiamiamolo come vogliamo. Di fatto, quello che è successo è che molti si sono trasferiti a Brindisi, alcuni brindisini sono tornati, ma molti internazionali hanno scelto Brindisi come loro città di residenza. Alcuni addirittura ho conosciuto persone che vivono sulla barca e hanno affittato uffici sulla terraferma, proprio perché Brindisi è questo. E quindi conoscevamo questa realtà, ci vivevo ormai da diversi anni, abbiamo compreso che uno dei motivi di aprire questa porta e lasciarla sempre aperta nella nostra città era anche la necessità di parlare a un pubblico nazionale, locale, ma anche internazionale. Ecco, meraviglioso anche scoprire le diversità. Io posso solo immaginare anche il conversare, il comunicare, oppure i partecipanti dei vari corsi, come per esempio accogliere uomini e donne o giovani di diversa religione, come si può interagire con persone che hanno ovviamente una radice anche e un approccio diverso dalla piattaforma di partenza dei tuoi insegnamenti. Prima dicevi che l'associazione Brindisi Tabernacle è ovviamente di natura e di ispirazione cristiana. Come riesci a creare questo ponte, ecco, anche facendo un po' riferimento al caffè biblico? Sì, sicuramente è la grande sfida dei nostri giorni, è la grande sfida di tutti i giorni, dico io. C'è stata una frase che ha segnato il mio ministero, insomma, quello che poi Dio ci ha dato da fare qui a Brindisi. La prima è stata un'immagine di una porta aperta nella nostra città. La seconda è una frase che avevo letto anni prima in un libro cristiano. L'avevo letta in inglese perché parlo inglese, la frase era "They have to belong before they believe". Loro devono appartenere prima di credere. E quando lessi questa frase era il 2019, non riuscivo a contestualizzarla. Il libro era molto bello, l'autore è un pastore molto molto in gamba che conosco personalmente, ma non riuscivo a contestualizzare questa frase. Poi piano piano Dio ha iniziato ad aprire la visione, a far espandere la visione. E questa frase, "They have to belong before they believe", devono prima appartenere e poi credere, è proprio nell'ottica dell'accoglienza. Nel senso che italiani, non italiani, cristiani, musulmani, induisti, buddisti, testimoni di Geova, evangelici, chiunque può essere accolto all'interno del nostro contesto, ma prima appartengono e poi speriamo credano. Credano in Gesù, credano nel suo sacrificio. Quella parte ormai la sappiamo molto bene, tutti quanti, soprattutto per chi come me è cresciuto in una chiesa sana, in una situazione sana, in una famiglia sana. E quindi tutti gli insegnamenti erano lì ed erano giusti, ma mancava la prima parte, come accogliere. E tante volte il paradigma è al contrario. Prima credi e poi eventualmente appartieni a un contesto. Quello che abbiamo fatto è stato letteralmente invertire il paradigma. E quindi prima appartieni e poi attraverso la nostra testimonianza giornaliera, attraverso la nostra influenza giornaliera, poi speriamo che arriverai a credere.
Appartenere, come si può appartenere al Brindisi Tabernacle? In ogni modo si può arrivare attraverso un corso di musica, un corso di inglese, l'assistenza allo studio, un pacco alimentare, tutte le attività che abbiamo detto prima. Anche perché no, una riunione domenicale, noi facciamo riunioni tutte le domeniche, le chiamiamo Sunday Service. Abbiamo il nostro studio della Bibbia, abbiamo la nostra riunione di preghiera, funzioniamo come una chiesa tradizionale con un'ottica più spinta verso l'evangelizzazione. Si può arrivare in tanti modi, ma nel momento in cui tu arrivi, puoi appartenere, puoi iniziare a servire, anche se sei diverso da me, anche se non credi in quello che credo io, anche se non parli la mia lingua. Siamo un'associazione bilingue, quindi la maggior parte di noi parlano fluentemente italiano e inglese, e questo ci ha aiutato tantissimo ad accogliere. E nel momento in cui tu arrivi, inizi a farne parte, puoi diventare un volontario, puoi diventare uno studente, puoi diventare una persona che beneficia dei nostri servizi, puoi ricevere da noi e piano piano, entrando in relazione con noi, inizierai a scoprire che forse la domanda è sempre quella: perché lo fate? Perché lo fate? E nel momento in cui qualcuno ti fa una domanda, la risposta verrà accolta perché te l'ha chiesto lui. E quindi è come fare in termini calcistici un gol a porta vuota, perché invece di essere noi ad andare incontro alle persone per dire: sai, Gesù ti ama, sai, c'è una speranza e tutte queste cose giustissime, semplicemente abbiamo invertito il paradigma. Prima le persone arrivano, prima ci conoscono, prima appartengono, nel momento in cui loro fanno la domanda, il cuore è aperto perché hanno già visto la persona, hanno già visto la semplicità, autenticità, e quindi poi il messaggio viene veicolato in maniera molto molto più semplice, molto spesso anche ricevuto in maniera migliore, perché non è semplicemente un volantino dato in mezzo a una strada o un'attività fatta sporadicamente d'estate, ma è un'attività evangelistica 365 giorni l'anno. Già di per sé possiamo dire che è inclusiva la musica, ma quanto è importante la musica al Brindisi Tabernacle? Quanto usate la musica Tantissimo. per includere e per accogliere? Ecco, vorrei aprire questa parentesi conoscendoti, insomma, e conoscendo la vostra passione. Diciamo che la musica insieme all'inglese sono stati veramente i nostri punti di forza, punti di forza. Abbiamo iniziato tanto tempo fa con piccoli concerti, e adesso organizziamo cose piccole. Organizziamo eventi un po' più grandi e poi organizziamo anche eventi molto 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 grandi. Grazie a Dio siamo conosciuti in città come il principale coro gospel della città. Io sono musicista, mia moglie è cantante. Siamo circondati da talenti, grazie a Dio, che piano piano si sono aggiunti al nostro gruppo, e quindi siamo conosciuti in città come quelli che fanno il gospel, e quindi ci siamo un pochino riappropriati di questo stile musicale che forse era stato un pochino rubato da altre realtà che magari non ne conoscevano appieno il significato, anche il valore. E quindi la musica sicuramente ci crea tantissimi ponti, tantissime opportunità, anche perché sempre in termini di accoglienza e inclusione, a noi piace tantissimo fare rete, fare network, e quindi nel momento in cui facciamo i nostri eventi, sempre coinvolgiamo altre scuole di musica, altre scuole proprio pubbliche, orchestre, e quindi quando facciamo un evento non lo facciamo quasi mai da soli, come Brindisi Tabernacle, ma sempre in collaborazione, in partnership con altre realtà del territorio che fanno musica o che magari si possono allineare, insomma, a quello che facciamo anche noi dal punto di vista musicale. Ed è bellissimo perché il nostro coro, che abbiamo creato un paio d'anni fa, è un coro gospel fatto di persone che ancora non credono. E quindi molti di loro ci sono degli ortodossi, dei buddisti, dei testimoni di Geova, dei cattolici che non frequentano nessuna chiesa, qualche evangelico anche viene. E quindi abbiamo un coro dove loro cantano dell'amore di Dio, a volte
posso dire davvero in termini spirituali che scende la presenza di Dio durante le prove o anche durante gli eventi. Ed è questa una grandissimissima testimonianza, perché queste persone cantano in inglese, a volte anche in italiano, ma sempre con le traduzioni, dei brani che parlano di Gesù. E quindi questo è veramente un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti di fare. Ci stanno arrivando diverse richieste di contatti con il Brindisi Tabernacolo. Vorrei approfittare, dando il numero di telefono della redazione, e lo cito anche per la radio e per i podcast, è il 379-2710854. Potete scriverci, faremo volentieri da ponte con i carissimi di Brindisi Tabernacolo. E vorrei proprio, in chiusura, prima di dare la parola al pastore, ad una meditazione che ci condividerà dalla parola di Dio un breve pensiero. Vorrei chiedere, pastore Fabio, come può nel tuo approccio, diciamo, da leader, di coordinatore di tutte queste attività, come riesci in qualche modo ad includere le diversità? Ecco, il discorso delle diversità è un problema. O meglio, vorrei che si ponesse enfasi sulla opportunità delle diversità. Perché lo sto citando spesso questa mattina? Perché siamo dinanzi ad un tempo in cui c'è più attenzione alla omologazione che al cuore dell'uomo. E questo esempio di accoglienza e poi anche di conoscenza di Dio ha un valore straordinario, un messaggio meraviglioso, quello che stiamo appunto dando ai nostri amici questa mattina. È importante comprendere che l'accoglienza, come appunto diceva nella visione, ci confessava nella visione il pastore Fabio Micco, l'accoglienza è più importante, viene prima, questa dinamica viene prima della conoscenza. Potremmo arrivare a parlare di Cristo a persone che abbiamo già accolto in mezzo a noi, senza curare tantissimo alla etichetta e anche alla provenienza, perché il messaggio di Cristo si muove nella sua libertà, lo Spirito di Dio si muove nella libertà, una libertà proprio creata dall'accoglienza. Qui nascono anche le accoglienze, il rispetto per le diversità. Come, cosa dobbiamo imparare, pastore, oggi pensando proprio alle diversità? Questo è un argomento molto importante. Grazie per aver fatto la domanda e grazie anche per la fiducia, insomma, che mi dai nel parlare di un argomento così importante. Questa è la mia opinione, questo è quello che è il mio vissuto, questo è quello che vivo ormai da 4 anni e mezzo, quindi insomma non sono più 4 mesi, iniziano a essere 4 anni. Quindi parliamo con cognizione di causa. Vorrei partire in maniera molto breve perché ci sarebbe da fare forse un programma solo su questo piccolissimo argomento, del fatto che è diverso non è sbagliato. Troppe volte nella nostra semplicità o arroganza, dipende poi dai punti di vista, abbiamo pensato che il diverso fosse sbagliato. Non è sempre così, ci sono tante cose sbagliate, tante cose da rivedere, il peccato non va giustificato, il peccatore però va amato e va rispettato a prescindere. E quindi quando si realizza davvero che il rispetto è qualcosa di importante nella vita cristiana, a un certo punto capiremo che il diverso non è per forza sbagliato. E in più quello che sto imparando nell'accoglienza e nella diversità, perché abbiamo diverse nazionalità, diverse religioni, ormai ci sono decine di persone che ci frequentano anche la domenica con una certa continuità, è proprio il fatto che bisogna imparare a fare una piccola differenza, secondo me importante, fra le verità vitali e le verità non vitali della parola di Dio, quello che in inglese si chiamano vital truth e non vital truth, ok? È una cosa che ho iniziato ad approfondire da tempo, è qualcosa di importante, non è una nuova dottrina, non è assolutamente un pensiero filosofico, ma tutti sappiamo molto bene che ci sono delle verità vitali ai fini della salvezza e non sono negoziabili. E quindi il sacrificio di Gesù sulla croce, e ne potremmo veramente citare tantissimi, non sono negoziabili. Quindi quelle sono le verità vitali che ci permettono di vivere la vita eterna già su questa terra per poi continuarla
nella nostra seconda vita dopo la morte, ma alcune sono verità vitali, altre non sono vitali ai fini della salvezza dell'anima. Eterna, parliamo dell'eternità, ok? E quindi troppe volte il rispetto viene a mancare, l'accoglienza non c'è, ma non ci si divide sulle verità vitali, ma spesso su quelle non vitali, non di vitale importanza per la salvezza dell'anima. E quindi bisogna stare molto attenti nel momento in cui si crea un ambiente accogliente come il nostro, o si prova ad avere rispetto per la diversità come il nostro, la linea è sottile, ma è molto importante. Tutti vengono accolti, le verità vitali vengono messe subito in evidenza, ma su quelle che non sono di vitale importanza, a un certo punto non diventerà il motivo per il quale una persona non deve frequentare o non deve venire più. Ovviamente ci sono delle regole, ovviamente c'è un'etica, ovviamente c'è una linea guida, ovviamente c'è una forte leadership che al momento è su me e mia moglie, ma anche il gruppo di leadership sta già crescendo, e quindi nel momento in cui la leadership è chiara, la visione è chiara, i valori cristiani, etici e morali sono chiari, nel momento in cui le verità vitali sono esplicitate in maniera molto 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 chiara, su quelli che non sono vitali per la salvezza dell'anima, ecco, diciamo che lì interviene il grande rispetto nei confronti dell'altro, che sia di una nazionalità diversa o che possa anche essere di una religione che non è vicina a quella cristiana o, se vogliamo dire, anche di fede evangelica, pentecostale o quello che vogliamo mettere noi come etichetta. È importante che questo concetto sia molto chiaro, spiegato bene. Se spiegato bene, penso che sia condivisibile dalla stragrande maggioranza dei telespettatori, ma in generale da chiunque. Sto facendo delle bellissime esperienze anche nel creare ponti con altre realtà cristiane del territorio, sempre nell'ottica del rispetto e sempre nell'ottica del servire gli altri e di aggiungere valore agli altri. Meraviglioso consiglio, grazie per queste indicazioni decisamente interessanti, direi, e anche da prendere in considerazione nella nostra valutazione di diventare oggi gli accoglienti che Dio vuole tanto che diventiamo. Io voglio lasciare qualche minuto per una meditazione biblica, per un cenno alla parola di Dio al pastore Fabio Micco, e con lui affrontare appunto un consiglio che proviene dalla parola di qualche minuto prima di salutarci. Abbiamo conosciuto questa realtà di Brindisi, siamo felici di averla presentata qui a Review, siamo anche molto felici di aver avuto molti messaggi di interazione. Significa che questa meravigliosa parte d'Italia, della Puglia, era completamente scoperta dalle indicazioni locali. Adesso abbiamo delle indicazioni di riferimenti locali, siamo felici per questo, e adesso andiamo insieme alla meditazione biblica. A te la linea, pastore. Grazie Michele. Allora, pensando un attimino all'argomento da proprio stringere in pochissimi minuti, ho pensato a quello che ho detto ieri, l'argomento di cui ho parlato ieri al nostro Sunday Service, e il verso della Bibbia è quello che conosciamo tutti molto bene per chi legge la Bibbia da tempo, dell'Apostolo Paolo, che dice che ho imparato ad essere contento di ciò che ho. Qualche versione un po' più datata dice ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, insomma ci sono diverse versioni. Quella che è più vicina al messaggio che voglio lasciare oggi è ho imparato ad essere contento di ciò che ho. E quindi ho imparato vuol dire che l'Apostolo Paolo ci ha messo del tempo ed è stato un processo che lui ha avviato. Se non erro, l'Apostolo Paolo, quando scrive questi versi, non era più un ragazzino, era un uomo adulto, era un servo di Dio, era una persona che aveva già iniziato da diversi anni a servire Dio nella chiamata che Dio gli aveva affidato, e quindi questo ho imparato prende una valenza ancora più importante, perché ci fa capire che ci vuole del tempo ed è un processo ad essere
a imparare ad essere contenti di quello che si ha. Anche qui per tanti anni ho interpretato male, forse capito male io personalmente in gioventù, l'essere contento nel senso di accontentarsi dello stato in cui ci troviamo o di quello che abbiamo. Ma nella versione originale, leggendo anche altre traduzioni, non si parla mai dell'accontentarsi, ma solo dell'essere contenti di quello che si ha, di trovare la propria gioia in quello che si ha. E parlando di questo argomento, la cosa molto importante, il titolo che ho dato ieri, insomma, è stato, in inglese si dice less is more, meno è meglio. Oggi la società ci dice il contrario, la società ci dice che di più è meglio ed è per questo un po' la base del consumismo e quindi ci viene detto che quello che non hai è quello di cui tu hai bisogno per essere felice, perché di più è sempre meglio. Spesso di più è meglio per prenderti cura in maniera migliore della tua famiglia, della tua salute, anche di qualche piccolo desiderio, ma di più non è sempre meglio. E quindi da musicista mi piace portare l'esempio del non suonare troppo, don't overplay. Quando sei in una band, se tutti suonano tutto il tempo troppo, si crea solo un gran caos, ma ci sono delle volte in cui bisogna suonare meno per suonare meglio. E quindi ci sono due valori, due parole nella nostra società che secondo me sono andate completamente perse negli ultimi 50 anni, che forse appartenevano ai nostri genitori o ai nostri nonni, che sono semplicità e abbastanza. Sono due parole che ci riportano a un valore, cercare di capire quello di cui abbiamo davvero bisogno. Oggi siamo in una società dove molte cose le facciamo o le acquistiamo più per sfizio che per necessità, sono cose più futili che utili, ma Dio ha un piano per noi, Dio ci ama, ha un piano e uno scopo per la nostra vita e Lui vuole dare un proposito alla nostra vita, Lui vuole salvare la nostra vita, salvare la nostra anima, ma glielo dobbiamo permettere. E quindi nel momento in cui mettiamo Dio al primo posto, che è il posto giusto, e ridiamo determinate priorità, ci rendiamo conto che del verso di Paolo ho imparato ad essere contento di ciò che ho. Tutti conosciamo la frase del filosofo Pascal che diceva che nel nostro cuore c'è un vuoto che ha una forma. Conosciamo tutti questa citazione, però questo vuoto a volte lo proviamo a colmare con delle cose che non sono quelle adatte. Questo cuore lo cerchiamo di colmare, questo vuoto lo cerchiamo di colmare mettendo sempre cose in più, ma forse dovremmo mettere delle cose in meno per colmare questo vuoto, per lasciare spazio e tempo di qualità per la nostra relazione con Dio. Troppe volte la nostra relazione con Dio non ha lo spazio e non ha il tempo giusto, proprio perché facciamo sempre di più, mettiamo sempre più carne al fuoco, cerchiamo sempre di fare altre cose. A volte fare di meno potrà sembrare come nella musica, ci si diverte di meno perché si suona di meno, ma quando lo impareremo a fare scopriremo la bellezza della qualità rispetto alla frenesia della quantità. Quindi se vogliamo crescere nella nostra vita, se vogliamo vivere una vita degna di essere vissuta, bisogna rinunciare a qualcosa. Se vogliamo crescere, perché meno è meglio. E quindi voglio concludere con questo. Soprattutto per chi serve, come noi, come tanti spettatori che ci stanno guardando. Se vuoi servire, il lavoro fuori è tanto. Il campo è grande, gli operai sono sempre troppo pochi. E quindi puoi correre il rischio di essere fagocitato letteralmente dalle tante, tante, tante richieste che arrivano di aiuto, dai tanti campi che si aprono davanti a te, dalle tante situazioni belle che potresti trovare di servizio a Dio. Quello che mi sento di dire a chi in questo momento forse si trova in questa situazione, dove mi sono trovato io per diverso tempo, è che non bisogna sempre fare tante cose, bisogna fare le cose giuste. E quindi le cose giuste bisogna imparare a farle. Ho imparato ad essere contento di ciò che ho e trovare la nostra gioia nel fare le cose giuste e non semplicemente riempiendo la nostra agenda di cose da fare. Questo è l'incoraggiamento che sento di dare a tutti voi, è quello che un po' caratterizza la mia vita negli ultimi mesi.
di imparare, non a rallentare, perché poi tanti amici mi dicono: tu devi rallentare, fai troppe cose. Sì, ho 40 anni, abbiamo ancora qualche anno di energia davanti, speriamo di poterlo servire al meglio delle nostre possibilità. Però non tanto rallentare, quanto capire quali sono le cose giuste, le cose che Dio vuole che facciamo nella nostra vita. Grazie, grazie Pastore per questo messaggio, per questo consiglio che sembra incastrarsi alla perfezione all'interno proprio del messaggio che abbiamo cominciato a dare sin da stamattina sulla nostra rete televisiva, passando attraverso i vari programmi uniti non da un'organizzazione, un leader come te, che io conosco personalmente, molto legato all'organizzazione, salterebbe pensando che come dietro al palinsesto di Provvidenza non c'è un filo conduttore. No, sull'argomentazione lasciamo lo Spirito Santo parlare. E devi sapere, Pastore Fabio, che sin da stamattina il Signore parlava proprio attraverso Paolo ai Filippesi, che scrive queste parole al capitolo 4. E questa è la conferma che il Signore vuole continuare a Credo. mettere, amen, vuole continuare a mettere nella nostra vita in enfasi l'importanza anche del saper rinunciare per accogliere qualcosa di maggiormente prioritario. Grazie, grazie Pastore Micco, grazie anche per quanto state svolgendo nella città di Brindisi. Quindi tutti i nostri amici di Brindisi sono invitati a visitare il Brindisi Tabernacle nel vecchio ristorante, ecco, l'ex sede del ristorante da Mario. E vi aspettano tutti pronti anche con le mille iniziative. Potete comunque restare in contatto con noi se avete bisogno di contatti diretti al 379 271 0854. Come dicevo, ci facciamo volentieri da ponti per una connessione col Brindisi Tabernacle. Grazie Fabio, grazie di cuore. Dio continua a benedire la tua vita e le mille iniziative d'accoglienza. Grazie Michele, grazie a voi di Parole di Vita e ci vediamo presto. A Venite a trovarmi. presto, amen, amen. Grazie, grazie, Dio ti benedica. Ciao, buona giornata. È stato bello presentarvi questa iniziativa. Avevo nel cuore, proprio sentivo nel cuore di presentarvi Fabio, perché è bellissimo il lavoro che fanno. L'abbiamo ascoltato. Oltretutto, sappiamo anche oggi che in un punto di riferimento come quello appunto del Brindisi Tabernacle possiamo anche trovare, perché no, la possibilità di interagire e conoscere anche nuove persone, altre persone che hanno nel cuore il desiderio di servire il Signore in una libertà particolare, passando attraverso un valore che spesso dimentichiamo, che è il rispetto. Questo valore che spesso è messo al bando in alcuni contesti legalisti, religiosi. Il rispetto invece è un valore che ha avuto nel cuore, nelle parole, negli occhi, nel tocco il nostro Signore Gesù Cristo, il quale è passato attraverso proprio un'educazione attiva e passiva del rispetto delle persone che aveva di fronte. È stato ed è riuscito ad essere duro con chi non aveva sufficiente rispetto ed è stato accogliente con chi invece ha dimostrato avere sufficiente rispetto. Ci sono tantissimi riferimenti evangelici da poter citare in questo momento a rafforzare questo pensiero, ma lascio a voi immaginarli. Ma una cosa è certa, che abbiamo bisogno tutti insieme di accogliere e di valorizzare il rispetto che passa attraverso un'esperienza, una relazione con il Signore, la misericordia che il Signore ha stabilito nel rapporto con noi, che è la misericordia è un valore straordinario, un'esperienza straordinaria che quando la vivi ti rendi conto che non puoi trattenere per te, ma che devi necessariamente riversare su chi ti circonda. Quando la misericordia ricevuta da Dio diventa rispetto, accoglienza e misericordia e grazia e perdono per chi ti sta intorno, questo significa avere avuto successo nella propria esperienza cristiana. Avere una vita vittoriosa cristiana significa proprio passare attraverso questi passaggi, queste fasi appunto della relazione personale con il Signore. Io con questo voglio ringraziarvi, vi ringrazio per come ci avete seguito e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Review, sempre qui alle ore 12. Intanto però vi ricordo che alle ore 14 partiamo con la staffetta di preghiera che per 2 ore ci terrà impegnati e ci troverà coinvolti all'interno dell'intercessione
presso il Padre anche dei nostri bisogni. Approfitto per il pubblico di Review anche per lanciare un appello per quanti hanno bisogno di preghiera e vogliono fare le proprie richieste di preghiera. Potete scrivere un messaggino WhatsApp al 379-2710-854 e potremo poi pregare in diretta alle ore 14 nello spazio Rosa di Donne di Fede, versione staffetta. Con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani, a Dio piacendo, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.